commissione odierna, lunedì 23 gennaio 2023. L'ordine del giorno reca tre audizioni. Poiché allo Stato abbiamo composto il parterre degli auditi soltanto con riferimento al nuovo ospedale Bari Nord, che l'audito è uno, è il RUP della BAT, quindi io comincerei da lì se non avete nulla in contrario. Va bene? Sì, prego. Allora, ricapitolo. Nell'ultima riunione del 16 gennaio 2023, l'ASL BAT era assente per la concomitante inaugurazione. Tutto a posto l'inaugurazione? Per la concomitante inaugurazione di un del pronto soccorso dell'ospedale di Barletta e della TAC. Ok, benissimo. In quella sede la ASL BAT aveva inviato una comunicazione comunque con cui lamentava il mancato finanziamento per poter indire la gara di progettazione. Era presente l'assessore, che oggi però è assente perché ha un impedimento. L'assessore riferì che la Giunta aveva comunicato il cofinanziamento, la disponibilità del cofinanziamento con una missiva del 6/12/2022, ritenendo l'assessorato sufficiente per poter attestare la sussistenza del cofinanziamento funzionale alla gara, all'atto di pubblicazione della gara. Quindi ci lasciammo con un interrogativo: perché la ASL BAT invece ritiene insufficiente quella lettera per l'indizione della gara, considerato che era stato riferito in una riunione precedente che la somma del cofinanziamento comunque sarebbe stata sufficiente a coprire, nell'attesa delle valutazioni del Ministero dello Sviluppo Economico, sarebbe stata sufficiente a coprire quanto necessario per poter bandire la gara di progettazione? Spero di essere stato chiaro. C'è qualcosa da aggiungere, collega Tammacco, alla questione? No, dico, l'ho rappresentata più o meno fedelmente. Bene. Prego, ingegnere, a lei. Grazie, buongiorno a tutti. Intanto io sono qui invece del RUP, perché il RUP è un problema in famiglia e quindi non è potuto venire. Per quanto riguarda quello che ha detto lei, io questa nota personalmente non ce l'ho, e probabilmente la è il RUP. Comunque vi assicuro che il bando ormai è pronto e quindi io penso che veramente a breve bandiremo la gara di progettazione, per cui insomma ormai ci siamo. Quindi, adesso do la parola. Quindi, allora, la lettera è questa qui, se vuole vi do io una copia. C'è l'assessore che, facendo seguito all'audizione bla bla bla, faccio presente che per l'articolo 20 è stato postato nel bilancio di previsione un importo pari ad euro 18 milioni a titolo di cofinanziamento. 5 milioni di euro nel 2023, 5 milioni nel 2024, 8 milioni di euro nel 2025. Questa è la lettera che viene, diciamo, opposta dall'assessorato con riferimento a questa nota del RUP che dice, punto 2, il ritardo nell'approvazione di linea tecnica del progetto e la mancanza della copertura finanziaria anche per la sola quota legata ai servizi attinenti l'ingegneria e l'architettura rende impossibile l'indizione di apposita gara da parte di questa stazione appaltante. Ora, io sono contento che lei dice no, non è così, è pronta ed è possibile, però alla fine vorrei mettere un punto di chiarezza tra tutte queste lettere che ovviamente si presentano un po' contraddittorie nel loro contenuto. Prego, ingegnere. Allora, io l'esperienza che ho ovviamente è quella dell'ospedale di Andria. Noi è arrivato innanzitutto il parere da parte del nucleo di valutazione di Roma, del Ministero della Salute, che a tutt'oggi ancora non c'è, sul progetto che è stato inviato a loro, no? Per Andria funziona così, ma funziona in genere così, cioè che il parere il nucleo si esprime, la regione recepisce e manda una nota con cui dice ti autorizzo a spendere il 5%, che è poi la somma necessaria per l'indizione della gara, per la progettazione insomma del progetto nei tre livelli, nel nostro caso definitivo e esecutivo.
Ripeto, il bando vi assicuro che è pronto. Noi insomma, aspettiamo questa notte. Scusi, ingegnere, la interrompo. La questione del finanziamento generale ci è chiara, la stiamo zappando continuamente. Adesso io vorrei la sua attenzione su un argomento più piccolo. Indire la gara di progettazione. Ci siamo detti che basta il cofinanziamento per coprire i servizi di ingegneria e quindi bandire la gara. L'assessore dice, noi abbiamo detto alla ASL che il cofinanziamento c'è e ci porta una nota. Il RUP invece dice un'altra cosa. Dice il RUP, no, mi faccia capire, probabile che io... Il RUP dice quello che le ho detto io, non c'è l'importo, ripeto, per Andrea, mi scusi se insisto, arriva proprio una delibera di giunta da cui... Quindi voi dite che è insufficiente quella lettera? Ma insomma, a noi dovrebbe arrivare una delibera di una nota con cui ci viene detto che immagino sia così. No, io non faccio il giudice di questa questione. Questo no. È quello che è successo per Andrea, eh? Io no, adesso. Ok, non... allora lei conferma che quello che ha scritto il RUP, e cioè la mancanza della copertura finanziaria anche per la sola quota legata ai servizi attinenti all'ingegneria e l'architettura. Solo per quello, perché poi sì, verrà dopo la... Mi scusi, rende impossibile l'indizione di apposita gara. Lei conferma questo. Se lei conferma questo, ne deriva che smentisce quello che riferisce l'assessore qui. Va bene? È un fatto di lavoro e non è un fatto politico. Io non mi intendo di politica. Vuol dire che smentisce quello che ha riferito l'assessore e mi sta aggiungendo, se non ho capito male, che a voi serve una delibera di giunta, così come è accaduto ad Andria, per poter prendere atto che esiste questo cofinanziamento e procedere, visto che il bando è già pronto. Insomma, per Andria è stato così. Ora io magari quando torno ne riparlo con... Però ripeto, il RUP questi giorni è un po', insomma, dei problemi. Ne parlerò con lui e vediamo un po'. Ne parlo anche con la direzione generale di questa nota. Se la, insomma, peraltro non è che il RUP decide di sua iniziativa di fare gare, insomma. Sentiremo la direzione generale se ci accontentiamo. Eh sì, ma noi non è che possiamo fare ogni lunedì un'audizione interrompendo le inaugurazioni. Noi non lo possiamo fare. Noi vogliamo che si inaugurino le cose, perché significa che stiamo lavorando. Ecco perché non è che ogni volta lo facciamo a puntate e mo sentiamo quelli e mo sentiamo quegli altri, perché io adesso, siccome è sicuro che Tammacco mi chiederà la parola, adesso gliela do subito e sentiamo che cosa dice. Prego. Grazie Presidente. Allora, io diciamo speravo nell'assenza di tutte e tre, così c'era una terza inaugurazione, perché ogni volta che non siete venuti c'è stata un'inaugurazione. E quindi significa che le cose si stanno facendo. Tra l'altro ho partecipato, ingegnere, non ricordo a quale titolo che funzione ha, diciamo, all'interno. Sono il direttore dell'area tecnica dell'ASL, anche perfetto. Se non il RUP di perfetto, questo perfetto, intervento. Perfetto, no, mi scusi, ma no, era giusto un collegamento. No, è uno buono, efficiente, affidabile, non è un passante. Sono venuto l'altro lunedì per l'inaugurazione della risonanza, diciamo, e non sono riuscito a parlare con il RUP, o perché c'erano troppe persone, o perché non l'ho visto io. No, però un attimo, ingegnere, la parola la do io, se no che mi pagano a fare. Quindi mi confermo che il RUP non c'era. E quindi lunedì scorso non siete potuti intervenire causa... questa inaugurazione che si è tenuta alle 15 insieme all'assessore, se non erro. Assessore che invece è intervenuto qui. Quindi una volta, per dirle, Presidente, una volta abbiamo la parte tecnica, una volta la parte amministrativa, una volta l'assessore. Vabbè, fatta questa premessa, ingegnere, io, diciamo, con estrema tranquillità, perché diciamo poi tu ti arrabbi quando invece diciamo poi ti devi rassegnare a come vanno le cose, non ti arrabbi più. Non è che Andria sia stata una best practice, considerato che con un finanziamento di 150 si è arrivati a 300 milioni di euro. E io credo che si stia facendo una grossa confusione, perché è vero che voi dite l'altra volta abbiamo avuto una delibera di giunta che ci dava l'ok per il finanziamento, per indire la gara
per il cosiddetto cofinanziamento e quindi indire la gara di Andria. Ma questa volta, se io non ho ascoltato male, e il Presidente mi deve aiutare in questo, credo che tali fondi siano messi in bilancio, nel bilancio autonomo della Regione Puglia, in determinati capitoli di bilancio stanziati per il 2023, 2024 e 2025. Pubblicato il bilancio, quindi diventata legge, quindi fondi già disponibili. Pertanto, diciamo, io distinguerei, e non so se così fosse, distinguerei e chiederei alle persone di studiare la differenza tra i fondi propri e i fondi finanziati da fonti diverse, quali sono fondi europei, fondi nazionali, ex articolo 20, ex articolo 50, ex articolo 90. Quando l'assessore non è che è venuto il 19 qua, gennaio, ma è venuto il 6 dicembre qui con quella nota avvisandoci, guardate che noi stiamo per stanziare questa somma e non è che la legge di bilancio ci arriva così, ci arriva attraverso la delibera di giunta. Quindi noi approviamo una delibera di giunta che approva il bilancio. Quindi quella delibera di giunta ha approvato il bilancio e ha stanziato 18 milioni, 19 milioni di euro per questi servizi, ok? Quindi io non so cosa, diciamo, si stia aspettando. Evidentemente è una mia carenza personale, di conoscenze personali. Sono carenze economiche, carenze tecniche, qualsiasi tipo di discorso. So solo che dal 6 dicembre, quando il RUP disse io ora mi alzo e vado, non le posso dire la data perché lei era presente pure, se non mi sbaglio, mi alzo, vado all'asset che è l'assistente al RUP e andiamo a vedere quando, diciamo, e ci mettiamo a lavoro per dirvi quando, non per darvi il bando del progetto definitivo esecutivo, ma per dirvi quando. Fermo restando che c'era stata già a luglio un'altra nota da parte del Dipartimento che diceva guardate potete procedere, non vi preoccupate, era stata data sia a Taranto che al Nord Barese, della quale chiaramente ogni stazione appaltante ne può fare l'uso che vuole. La BAT l'ha accantonata, Taranto è andata avanti e tant'è che ha terminato già tutte le gare di appalto. Diciamo ci troviamo con un discorso inverso. Chi non ha iniziato proprio, chi invece è andato come un aereo supersonico. Ora io voglio capire, diciamo, quando ci dite a breve, siccome nel mondo politico di cui io mi intendo meno del Presidente, va bene, quando mi dicono a breve, significa nella prossima legislatura, quando mi dicono a breve, perché diciamo se vediamo la storia degli ospedali, andiamo da quello di Altamura, della Murge, parlo del Barese, parliamo di 25 anni fa, e ci sono voluti 25 anni, per poi passare agli altri ospedali, vedi Monopoli Fasano che nonostante gli interventi del Presidente settimanali quasi per il monitoraggio, non so quanti anni sono passati da questo giorno, diciamo, allo stato attuale, eppure lei riesce a farsi il giro. Sei anni, ok. Quindi, diciamo, quando uno dice a breve, diciamo, non è una data. E noi vi avevamo chiesto una data mettendovi questi soldi a disposizione. Ora, se diciamo una legge regionale, cioè la legge di bilancio, che con fondi propri stanzia le somme necessarie, che ricalca ciò che già è stato fatto dalla Giunta, perché non è che ce lo inventiamo noi il bilancio, ci arriva, non vi basta, dovete metterlo per iscritto che vi serve questa cosa, perché per l'ospedale di Andria si è fatto così. L'importante è che non si faccia come l'ospedale di Andria, che da 150 poi arriviamo a 300.
milioni di euro, perché poi dobbiamo andare a ritrovare gli altri 150 milioni di euro. Questa è la mia preoccupazione. Ci possiamo rivedere la prossima settimana. E a me dispiace che una risorsa come lei, direttore tecnico dell'ASL di BAT, che sicuramente avrà da fare mille cose, deve venire qua ogni settimana per darci questo dato, di cui già dai primi di dicembre si era a conoscenza, cioè che voi dovete venire qua per darci la data. Oppure ogni volta ci dite, guardate, noi non ci veniamo, oltre che per le inaugurazioni giuste, per queste cose qua, perché non ce l'abbiamo la data. E quindi ci ripresentiamo solo quando avremo la data. Non so se sono stato chiaro. E ci dite anche i motivi, perché non siete pronti, perché siete pronti e non c'è il finanziamento, perché ritenete che serva la delibera di giunta, per qualsiasi motivo, perché noi non vogliamo farvi perdere tempo, perché io non vorrei che domani tutti i giornalisti che stanno qui ci vengano a dire, questi della prima commissione non sanno che fare, si mettono a convocare, perché ci è stato già detto, riferito nella riunione dei capigruppo, guardate che le ASL non ce la fanno a venire a tutte le convocazioni della prima commissione, della terza commissione e così via. Noi non vi vogliamo convocare, noi non vogliamo che voi veniate, noi vogliamo guardare. E se è la mia ambizione più grossa, va bene, è quella di guardare fra tre anni, quando si concluderà la legislatura, non diciamo l'involucro, che non sarà, ma gli alberi che non ci saranno più, cioè che sarà stato fatto l'esproprio, quantomeno, diciamo, di quell'area. Non ho delle grosse ambizioni, solo quella di dire, ah, finalmente, dopo 12 anni che questo ospedale è stato, non attiene a lei, è stato inserito nel piano, diciamo, nella legge regionale per il riordino degli ospedali, finalmente si sa che con certezza viene qui, quindi diciamo è una cosa importante. Però se per sapere la data di indizione dal bando stiamo da luglio, che è arrivata la nota, ad oggi sono passati 7-8 mesi, capisce bene che a quel punto, diciamo, io non chiederò più al Presidente di poter convocare, diciamo, anche se lui lo fa lo stesso, perché lo fa per tutti gli ospedali, perché non è che l'interesse di Tammacco, l'interesse di Tammacco è sia per l'ospedale del Nord Barese, ma anche per quello di Taranto, di Monopoli Fasano, del Malpignano e così via. Allora, diciamo, il problema sta proprio lì. Voi dovete rispondere non a Tammacco, credo manco al Presidente e neanche al Presidente della terza commissione, che saluto, che è appena arrivato, il consigliere Vizzino, ma dovete rispondere ai cittadini della Puglia, ai cittadini della Puglia che con le loro tasse stanno pagando questo ospedale. È chiaro? È chiaro? E non il RUP mi manda una lettera e poi non ci sta l'inaugurazione. È chiaro? Io vorrei capire cosa dobbiamo fare qui. Se non siete in grado, cambiate la stazione appaltante. Ci dite, guardate, siamo impegnati con l'ospedale di Andria, con l'ospedale di Barletta, con quell'altro, con quella. Non ce la facciamo. Ma non andare ad invertire i fondi propri con quelli dell'ex articolo 20. Che cosa abbiamo approvato noi? Io non parteciperò più, Presidente, a una riunione di bilancio, a una sessione di bilancio, se io approvo una cosa che poi non vale a niente, delle leggi che non vengono seguite. Io non lo so, non lo so. Ecco perché, diciamo, abbiamo atteso 3 settimane per attendere il RUP. Il RUP, sono venuto lunedì per incontrarlo, non l'ho trovato lunedì scorso. E quindi evidentemente avrà avuto il problema sul problema, perché aveva comunicato che doveva partecipare all'inaugurazione, ma non ci stava. Sono venuto quella volta, oggi non ci sta, viene lei che non è al corrente di quella lettera che è stata inviata. Insomma, ci volete dire come fare a non disturbarvi e a fare in modo che questi cittadini non solo mettano i soldi, quelli della Puglia, per queste cose, perché i fondi propri sono i fondi dei cittadini, ma noi come dobbiamo presentare questa faccia? Perché non vengono a lei, vengono a me, vengono al Presidente, vengono agli altri che stanno da questa parte a dire che tu
voi per gli ospedali, per la salute della Regione Puglia non state facendo niente. E io non mi posso prendere queste responsabilità. Ognuno le sue. E quindi oggi, Presidente, mettendo a verbale, comunichiamo a tutta la stampa ciò che sta accadendo. Ciò che sta accadendo. E perché poi vi fate pure i comunicati dicendo che non è come dice Tammacco, è come diciamo noi. E ve lo porto il comunicato che avete fatto come ASL VAT. La realtà che ad oggi non c'è una data e non si sa il motivo per il quale non c'è una data e non si sa quando ci sarà questa data di indizione del bando. Di indizione del bando. Io non sono arrabbiato per me, sono arrabbiato per tutte quelle persone che stanno in ospedali, che non sono degni di essere chiamati tali, nell'attesa di poter vedere un ospedale che da un anno è pianificato in maniera consistente all'interno di questo consesso e ad oggi non vede neanche la luce, diciamo, della semina, del primo seme all'interno del terreno. E quindi, diciamo, mi aspetto, Presidente, io le chiedo di non convocare più l'ASL BAT, la stazione appaltata per l'ospedale del Nord Barese, perché ci sarà un giorno a breve in cui noi tutti, io a capo di tutti i cittadini, 300.000 cittadini del Nord Barese, andremo fuori alla direzione dell'ASL BAT e della Regione Puglia a chiedere lumi sulla salute dei cittadini. Basta. Grazie, ci sono altri colleghi? No. Allora, io adesso devo districare la questione da Presidente della Commissione perché non posso fare valutazioni di carattere ovviamente politico, che ne sono tante nell'intervento del collega Tammacco. Noi siamo di fronte quindi all'ASL che reputa insufficiente la nota del 6 dicembre per poter procedere alla gara di progettazione. Detto per inciso, ma è una valutazione di carattere tecnico, ok, penso che non abbiano torto. Però questo è una questione di carattere tecnico. Però è chiaro che l'assessorato regionale, se dice che no, quella lettera è sufficiente, deve o giustificare oppure rendere possibile che quella lettera sia sufficiente, per cui non è che c'è bisogno di convocare la commissione per parlarsi tra l'assessorato regionale e l'ASL BAT. Basta, diciamo, telefonarsi, capirsi, accordarsi. Perché ovviamente sullo sfondo c'è tutto quello che giustamente fuori dal giudizio politico dice il collega Tammacco, e cioè che questo è un ospedale che ad oggi doveva essere più o meno prossimo ad entrare in funzione, perché la prima programmazione relativa a questo ospedale, come agli altri quattro, risale al 2010, 2010, cioè 12 anni fa, questo come gli altri quattro ospedali. Ora però io non posso dire non convoco più la commissione perché rientra nell'ambito dei nostri compiti, della nostra funzione, e cioè valutare l'andamento della spesa. Per cui, per quanto petulanti, noiosi, per quanto condivido quello che dice il collega Tammacco, ad ogni riunione di commissione sullo stesso argomento significa distogliere le persone, i dirigenti, dall'attività ordinaria, e però non è mica colpa nostra se è evidente ci troviamo a dover dirimere contraddizioni amministrative. Svolgiamo un lavoro che obiettivamente non è nemmeno il nostro, e però siccome le persone chiedono a noi notizie è chiaro che ci sobbarchiamo anche questo lavoro, per cui con la santa pazienza sono dell'opinione che dobbiamo aggiornare a lunedì prossimo questa commissione. Ovviamente se ci mandano una lettera durante la settimana e ci dicono tutto a posto, abbiamo capito come si fa, ci siamo chiariti e vi diamo anche la data entro cui pubblicare la gara, considerato che la gara è pronta, parliamoci chiaro, io poi conosco l'ingegnere, se ha detto che la gara è pronta, ok?
se nelle more ci dicono, guarda, abbiamo parlato, abbiamo risolto questa difficoltà di comprensione sui procedimenti amministrativi e vi diamo la data, io sconvoco immediatamente la convocazione, perché non voglio distogliere dall'attività delle ASL, dell'assessorato. Beh, io non posso fare diversamente, perché per chiudere così significa chiudere con un irrisolto e non rientra nei nostri compiti. Siamo d'accordo? Prego, collega Tammacco. Presidente, naturalmente il mio intervento non era rivolto all'ingegnere, ci mancherebbe. Ma purtroppo lui oggi ha avuto l'onere di venire in rappresentanza della stazione appaltante, della BAT. Quello che chiedo è che non credo che la BAT con diciamo, l'amministrazione regionale, col dipartimento, non si ascolti anche telefonicamente, anche per altri motivi. E quindi chiarirvi, guardate che serve la delibera di giunta per fare questa cosa, guardate che secondo noi si fa così, o fare questo meccanismo, questa triangolazione, poi manca uno una settimana, manca un altro un'altra settimana, ci dispiace convocarvi in continuazione, ci dispiace, perché voi sicuramente avrete da fare tante altre cose, lei oggi già 2-3 ore le sta, mi scusi il termine, perdendo qui, diciamo perdendo nel senso che avrebbe fatto qualcosa di più, ma deve stare qui a darci, diciamo, un'indicazione che e ci dispiace. Pertanto è chiaro, confermo e ribadisco ciò che dice il Presidente. Se, diciamo, una piccola telefonata tra voi e il Dipartimento e l'assessore, visto che parlo di ASL, non parlo dell'ufficio, per dire guardate che quello che avete fatto riteniamo che non basta, e quelli vi rispondono no, riteniamo che basti, e ce lo comunicate, e dicendo siccome basta o siccome non basta non possiamo andare avanti, siccome basta questa è la data. Questo stiamo chiedendo da un mese. Per piacere, mettetevi in contatto, perché poi triangolare attraverso la commissione significa far venire sia lei sia anche l'assessore 3 volte in un mese. Non è opportuno. Grazie. Altri colleghi? Nessun altro collega? E quindi così resta deciso. Grazie, ingegnere. Ovviamente, ingegnere, si ha da aggiungere qualcosa prima... Vabbè, e cosa vuole che aggiunga? No, intanto, no, non è obbligatorio. Qualche correzione in merito al fatto che intanto l'ingegner Tedone, se non c'era, perché era a letto ed è ancora a problemi in famiglia con la mamma e personali. Se non è venuto all'inaugurazione la settimana scorsa è perché era a letto letteralmente con la febbre. Quindi non è che non è venuto per non venire qui. Ci sarebbe stato anche stamattina, ma purtroppo ha dei problemi. Per quanto riguarda il resto, io vi dico che noi tutti i giorni lavoriamo per fare in modo che le persone che stanno male, insomma... Peraltro per noi parlano i fatti, perché a breve avremo anche altre inaugurazioni. Non è, lo dico giusto perché sennò sembrerebbe quasi che stiamo lì a non far nulla, e meno male che abbiamo, diciamo, le vostre sollecitazioni, altrimenti non è così. Noi lavoriamo tutti i giorni per fare in modo che le cose vadano nel migliore dei modi possibili con le forze che abbiamo. Io vi ripeto, il bando noi l'abbiamo pronto e sicuramente a breve andrà in gara. Ci chiariremo come dice lei, ma non siamo in contatto comunque col Dipartimento, e vi assicuro che noi lavoriamo tutti i giorni, non solo per questo, anche per altro. L'ultima puntualizzazione che tengo a precisare è che se l'ospedale di Andria non è come avrei voluto io che fosse, intendo come... Non è per motivi che io ho scritto anche al Dipartimento, non è una cosa, come devo dire, non è che c'è stato un errore nella progettazione o quello che è che all'inizio c'è stato imposto un importo, pena la perdita di finanziamento, e quindi questo importo in più non è che è stato 150 milioni così. Intanto il progetto è oggetto di verifica da parte di un organismo che ne sta valutando la bontà. E per cui, insomma, sono cose completamente diverse. Io mi auguro che quello del Norvarese ovviamente segua una via più fluida, però anche, insomma, noi ce la mettiamo tutta, questo è sicuro. Poi io vengo qui a prendere tutti gli imbrotti del mondo, ma non mi rimprovero certo un'inerzia che non ci appartiene, insomma. E comunque vi ringrazio. No, grazie a lei, anche se vorrei chiarire, a parte, diciamo, la questione un po' scherzosa sulle inaugurazioni, che obiettivamente si presta, però noi siamo contenti quando abbiamo notizie di inaugurazioni, perché significa che è stato portato a compimento un lavoro. Tenete conto che nel vostro caso, peraltro, abbiamo installato
una delle attrezzature più all'avanguardia che stanno in circolazione in Italia, e siccome quella è un'attrezzatura a disposizione dell'intera regione, non certamente soltanto la ASL Bari, quindi noi credo di poter rappresentare il sentimento di tutti, siamo grati. Ora, la questione nel caso specifico, certamente anche per Andria c'è stata tutta la problematica di una stima iniziale che poi è mutata, non per capriccio, perché è stata poi imposta una attività ulteriore, e ne abbiamo anche discusso in questa commissione. Ora però è ovvio che, riconducendo tutto il ragionamento, poi è chiaro che i toni possono anche, diciamo, surriscaldarsi, perché è in palio gli ospedali, quindi la salute, quindi, diciamo, non è che lo devo spiegare io. Però per tornare alla questione specifica, è chiaro che vedere per due mesi, cioè dal 29 novembre 2022, un ping pong tra una interpretazione di un atto amministrativo e la sua funzionalità ad adempiere il risultato auspicato o meno, che francamente è una cosa che si può risolvere nel giro di un quarto d'ora vedendosi, parlandosi, e assistere a tutto questo con... Ci abbiamo messo più tempo a produrre le carte per dire che c'è un problema. Cioè, le immagini, la comunicazione del sì, l'ha scritta un funzionario, l'ha vista il dirigente, dopo il dirigente è andato al capo dipartimento, gli ha detto di correggere una cosa, è tornato indietro, poi è fatto di nuovo il giro, poi è arrivato all'assessore, poi quella che l'ha inviata, lì sa come funziona. La lettera vostra uguale, ok? Cioè, si è messo più tempo nello scrivere queste due lettere, che poi in realtà nel diritto amministrativo si chiamano atti sovrassessori, li chiamano così perché quelli parlano bene, tradotto significa a perdere tempo, ok? Si è messo tutto sto tempo quando in realtà il problema era semplicemente dire che facciamo, cerco finanziamento, sì, no, questo è il motivo che genera molte perplessità. Naturalmente crea un problema di credibilità della pubblica amministrazione, che noi dobbiamo in qualche modo provare a difendere, perché siamo tutti parte della pubblica amministrazione. Comunque, con questi intendimenti, che non sono parole zuccherose per far venire il diabete, ma sono parole che hanno il loro peso, è soltanto il tono, diciamo, un po' zuccheroso, ci rivediamo a lunedì prossimo sull'argomento. Ora, qualora è risolto il problema, faccio sapere, anche con un SMS, con un WhatsApp, con quello che vi pare, così sconvochiamo la riunione. Va bene? Grazie mille, buongiorno. C'è il dirigente sezione ambientale, il delegato? Sì, c'è, benissimo. Allora, cominciamo con Otranto. Condotte è già seduto in postazione, il comune, ecco, prego, accomodatevi. Comune c'è, urbanistica, prego, accomodatevi, compreso il commissario ad acta, autorizzazioni ambientali, so, ci siamo tutti. Sì, prego. Prego. Grazie, e io nel frattempo ricapitolo. 14 novembre 2022 abbiamo tenuto un'audizione su questo argomento. Era presente il subcommissario di Otranto, che comunicava che in realtà aveva partecipato alla riunione soltanto per ascoltare, perché per la prima volta, sollecitati dalla nostra convocazione, si erano ritrovati immersi nella questione. Per Condotte c'era la rappresentanza di contatto, c'era il commissario, che oggi non è qui perché ha dei problemi di carattere, cioè ha un impedimento, e quindi però è ampiamente ben rappresentato. Le questioni di cui discutemmo era l'approvazione del PUG e l'approvazione del monitoraggio, l'uno e gli altri funzionali a sbloccare finalmente il tutto e avviare anche il cantiere.
Ingegnere Pace riferiva che per quanto gli riguardava non c'era ancora nulla nella sezione, invece la dottoressa Macina ci comunicò che nel 2020 era stato nominato il commissario ad acta, nel 2021 il commissario ad acta aveva approvato il PUG, poi era stata trasmessa una proposta di controdeduzione da parte del comune di Otranto, eravamo in attesa, se non ho capito male, dell'atto finale del procedimento affinché il commissario ad acta potesse portare a termine il suo impegno. Inoltre abbiamo convocato in questa sede la sezione autorizzazioni ambientali, che ho visto comparire il rappresentante. Ma non le leggo, ma forse voi non mandate le PEC, eh? Secondo me. No, ma sono loro che sicuramente non hanno mandato la PEC alla dirigente e deve rincorrere i nostri inadempimenti. Sì, va bene. Ovviamente vi sto usando come la donna dello schermo. Quindi, nell'attesa che capisca qualcosa sulle autorizzazioni ambientali, quindi do subito la parola al comune di Otranto, dove è presente il segretario generale del comune, che ringrazio ovviamente per la partecipazione. Prego. Salve, buongiorno. Allora, da parte del comune di Otranto, l'altra volta ci avete chiesto, diciamo, quale fosse lo stato del procedimento. Il comune di Otranto nell'anno 2019 comunicò obbligo di astensione, pertanto fu poi nominata la dottoressa Macina per la regione per l'adozione del piano. Successivamente la dottoressa Macina, all'insediamento del commissario straordinario e quindi con le dimissioni del sindaco, ci fece pervenire una nota nella quale chiedeva la propria competenza a portare avanti il piano, giusto? In seguito l'amministrazione di Otranto ha interessato il Ministero dell'Interno con una richiesta di parere al DAIT, il quale ci ha riscontrato dicendo che era competenza dell'organo regionale la nomina e la prosecuzione della nomina. Pertanto, per quanto ci riguarda, con una nota di qualche giorno fa, visto che la Regione nuovamente ci aveva interessati, il commissario straordinario ha comunicato che nulla osta alla prosecuzione dell'incarico della dottoressa Macina. Pertanto, per quanto ci riguarda, non ci sono più ostacoli in questo momento, quindi si può andare avanti con l'esame delle controdeduzioni e con l'iter previsto come per legge. Questo per quanto riguarda Otranto. Grazie dottoressa. Dottoressa Macina. Ovviamente orientatevi come meglio credete, cioè datevi anche la parola tra voi se vi serve. Prego. Allora, successivamente alla seduta di novembre e da un confronto anche col subcommissario, mi era sorto questo dubbio sulla validità della nomina, dal momento che la giunta regionale mi aveva nominato in sostituzione del consiglio comunale che si era dichiarato incompatibile. Successivamente alle dimissioni del sindaco e diciamo alla decadenza, allo scioglimento del Consiglio Comunale, chiedevo io con una nota validità della mia nomina e soprattutto se il commissario straordinario avesse nelle sue funzioni anche quella di svolgere adottare e controdedurre le osservazioni pervenute al PUG. La commissaria straordinaria ha posto un quesito al Ministero che ha risposto, se non sbaglio, il 1 di gennaio, dichiarando che ai fini del perfezionamento delle procedure che devono tuttora essere espletate, spetti all'organo regionale che ha proceduto alla nomina. Successivamente a questa nota del Ministero, la sezione urbanistica ha risposto al Comune di Otranto e
Adesso io lascerei la parola alla sezione urbanistica, perché ho bisogno di che sia chiarita la validità della mia nomina, soprattutto per legittimare gli atti che io successivamente ed eventualmente andrò ad adottare. Prego, prego, Moretti. Buongiorno, chiedo scusa per la raucedine. No, si figuri. Ma noi come sezione urbanistica ci siamo posti un problema. Il commissario prefettizio sostituisce il Consiglio Comunale in tutti i suoi poteri e funzioni. Il Consiglio Comunale si era dichiarato incompatibile ai sensi del testo unico degli enti locali, articolo 78, secondo comma. Credo che il commissario straordinario, crediamo, l'abbiamo chiesto espressamente, che anche il commissario straordinario prefettizio si dichiari con riferimento a quelle disposizioni di legge. O meglio, dichiari la propria compatibilità e quindi chieda alla giunta regionale la revoca del commissario regionale, oppure dichiari la propria incompatibilità e restano le funzioni in capo al commissario regionale. Questa richiesta esplicita e credo chiara è stata formulata il 12 gennaio. Il 20 gennaio il commissario straordinario comunica un nulla osta alla prosecuzione dell'incarico del commissario ad acta, ma questo nulla osta non è richiesto per legge, cioè non capiamo che relazione abbia in funzione alle esplicite disposizioni del testo unico e con l'obbligo di astensione se incompatibile o all'obbligo di provvedere se compatibile. Salvo altri aspetti che non sono a nostra conoscenza. Voglio dire, il decreto di nomina del commissario straordinario noi non lo conosciamo, non sappiamo se in quel decreto ci sono delle limitazioni alle funzioni attribuite al commissario straordinario. Quindi ci aspettiamo da parte del commissario straordinario un'esplicita comunicazione con riferimento all'articolo 78, secondo comma, del testo unico enti locali. Nel frattempo abbiamo scritto a chiare lettere che il commissario non decade automaticamente, resta nell'esercizio delle sue funzioni, ma rischia di assumere dei provvedimenti che possono essere eccepiti un domani da terzi, eccepiti nella loro legittimità per difetto di potere. Grazie. Grazie a voi. Ma scusate, voi avete chiesto un parere sul punto specifico? Sì, prego, dottoressa. Il quale, in data 12 dicembre, rispondeva a questo. Diceva, si prende atto di quanto rappresentato, in quanto nelle premesse il commissario richiamava, diciamo, l'excursus precedente, si ritiene anche sulla base dei principi generali dell'ordinamento che in ogni caso la valutazione circa la prosecuzione dell'incarico conferito al commissario ad acta ai fini del perfezionamento delle procedure che devono tuttora essere espletate spetti all'organo regionale che ha proceduto alla nomina. A questo punto il commissario straordinario di Otranto, proprio per evitare, diciamo, che la procedura si potesse arenare e che i tempi si allungassero molto, ritiene che sia preferibile che venga portato avanti dal commissario della regione già nominato, in quanto ovviamente dovendo riprendere le procedure in mano sarebbe tutto molto più farraginoso e complicato, quindi diciamo che la scelta era orientata in questo senso, considerata anche la risposta del DAIT, del Ministero. Grazie. E voi invece su questo, avete voi la Regione, avete chiesto un parere legale? Presidente, non abbiamo chiesto un parere legale, ci siamo letti semplicemente le disposizioni del testo unico degli enti. No, sa perché glielo dico? Perché potrebbe venire un avvocato qualsiasi, uno di quelli proprio, cioè quelli che, degli incidenti stradali, come me. E dicono, ma scusate, ma lì c'è tutto il problema di chi conclude il procedimento, cioè le norme sul procedimento amministrativo, chi lo conclude, perché questa è anche una questione, è una questione di diritto, cioè se il procedimento viene avviato da Tizio e nel momento in cui fu avviato il procedimento sussisteva una causa che giustificava il munus,
chi ha il compito anche per aderire ai principi di celerità, buon andamento, economicità, eccetera, eccetera, di concludere il procedimento, al di là del fatto che ha determinato la nomina. Ecco perché io, lei è stato chiarissimo nell'indicare le disposizioni che secondo voi possono in qualche modo far ritornare in capo al Comune, o potrebbero far ritornare in capo al Comune la potestà propria, perché i commissari invece, a differenza dell'organo precedente, non stanno nella condizione di incompatibilità. Questo mi è chiarissimo. Ora il problema invece è capire, guardare la questione sotto il profilo della conclusione del procedimento, cioè chi è abilitato alla conclusione del procedimento, anche qualora nelle more dell'attività si vengano a mutare le circostanze di fatto che determinarono l'incarico. E questa, diciamo, è una questione che non so se, ecco, quando dicevo il parere legale, perché va approfondito da questo punto di vista, perché secondo me la risposta del segretario generale, che è una risposta che si riconduce ai principi generali di efficienza, economicità, buon andamento, eccetera, eccetera, perché voi immaginate un po' che cosa capiterebbe nel caso in cui ritorna al Comune la potestà. Loro diranno: abbiamo bisogno di un po' di mesi, poi a quel punto magari eleggono il Consiglio Comunale, e a quel punto il Consiglio Comunale magari dice che poi, tenendo conto anche che Otranto quella, e dice: no, ma siamo anche noi incompatibili, e torniamo di nuovo. Non so se mi sono spiegato. Che cosa può capitare? Cioè, ci mettiamo in una macchina infernale. Ecco perché credo che non siamo in grado stamattina di districare la questione. E allora io vi anticipo già quale sarà la proposta di conclusione. Io convocherei una nuova riunione per lunedì prossimo, ovviamente condotte, diciamo, li esentiamo da fare questo viaggio, perché è tutta una questione, diciamo, di competenza funzionale tra Comune e Regione. Ovviamente entrambi dotati di buona volontà per risolverlo il problema, però giustamente ognuno si vuole mettere a posto. E quindi immagino che noi dovremmo fare un incontro ulteriore, magari coinvolgendo chi secondo voi all'interno dell'organizzazione regionale può dare una parola decisiva, che so, l'avvocatura, non lo so, decidete voi. Io sarei orientato in questi termini e naturalmente... Sì, al microfono però, dottoressa. Sì, la procedura in corso possa essere completata del menzionato commissario che chiede di conoscere, ma si prende atto di quanto si ritiene anche sulla base dei principi generali dell'ordinamento, che in ogni caso la valutazione circa la prosecuzione dell'incarico, quindi loro stessi hanno, diciamo, sollevato questo aspetto. Eh sì, ho capito. Non è la nostra volontà, la volontà del commissario di non volersi dichiarare incompatibile. Dottoressa, io non l'avevo letto il parere, ma per via di procedimento. Dottoressa, io non l'avevo letto il parere, però mi sembrava che la questione fosse tutta invece legata alla conclusione del procedimento, non al conferimento. Adesso questa questione si risolve proprio con riferimento alla conclusione, perché il conferimento della pubblica amministrazione per un problema di conservazione degli atti. Cioè c'è questo principio generale, gli atti vanno conservati e preservati. Per via di quel principio, ciò che fa scaturire il munus iniziale è del tutto irrilevante, perché in quel momento storico quella era la condizione di fatto e di diritto che generava quel tipo di risposta. Ne deriva che da quel momento in poi non è che la pubblica amministrazione si pone continuamente il problema iniziale, perché altrimenti non finirebbe mai, non ci sarebbero mai atti amministrativi portati a conclusione. Ecco perché qui la domanda è: può concludere il procedimento un commissario ad acta anche qualora siano venute meno le cause che portarono alla sua nomina nello svolgimento? Questa è la domanda, il domandone. Tant'è che lei adesso che ha letto il parere del Ministero, anche loro si soffermano su questo argomento. Per cui io vorrei sapere dai dirigenti regionali, secondo voi, datemi un suggerimento, come possiamo chiudere con certezza questa cosa? Prego, Giovanna Moretti. Presidente, senz'altro può giovarci un parere, diciamo, più approfondito tecnicamente da parte dell'avvocatura regionale, però il problema che ci siamo posti si è presentato anche in caso di elezioni comunali, quando subentra un nuovo consiglio comunale
in sostituzione del precedente che si è dichiarato incompatibile. Quindi noi in passato abbiamo chiesto al nuovo Consiglio Comunale a sua volta di pronunciarsi, perché la Regione, la nomina del commissario è stata disposta su richiesta del... Però, mi scusi, geometra Morelli, mi scusi un attimo. Se il primo Consiglio Comunale è incompatibile e viene nominato il commissario ad acta, bene, poi lei dice arriva un nuovo Consiglio Comunale. Sì. Già la questione è diversa dal nostro caso, perché... Perché voi, per esempio, avete voluto chiedere se in continuità con le incompatibilità c'è un'ulteriore incompatibilità e avete chiesto all'organo politico che ha la competenza per la pianificazione urbanistica se per caso vuole riappropriarsi della funzione. Perché di fronte ad un comune che vuole riappropriarsi della funzione, ovviamente, e con tutto quello che ciò comporti, e nessuno li può mettere. Avete fatto bene. Qui la questione è diversa. Qui la questione non è l'elezione del nuovo Consiglio Comunale, che vediamo si vuole riappropriare della questione, giustamente per correttezza, che è un organo politico, potrebbe pure dire, oh, vedi, noi non siamo incompatibili, noi la vogliamo noi la nostra funzione, e ci sobbarchiamo il costo degli ulteriori mesi. Qui la questione è un po' diversa, qui c'è una commissione straordinaria che peraltro ritiene, per motivi di economicità, eccetera, eccetera, che il procedimento deve essere concluso dal commissario ad acta. Quindi la domanda, ripeto, è: un commissario ad acta nominato in quella condizione di fatto e di diritto, poi dal mutare di quelle condizioni che generarono la sua nomina, ha, se richiesto dall'organo titolare, bene, ha la potestà di concludere il procedimento? Questa è la domanda. Io non do risposte perché qua svolgo, perché non è che svolgo una funzione consulenziale, devo soltanto fare il vigile urbano nella possibilità di risolvere un problema. Quindi, se voi dite che con l'avvocatura, un parere dell'avvocatura, sarebbe il caso di, sarebbe indicativo, soprattutto se la dottoressa Macina, perché è lei che poi deve assumere la funzione, mi dice no, mi sta bene l'avvocatura, se lei mi dice, dottoressa, no, vorrei che intervenisse la CEDU, la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, cioè, adesso questo ovviamente lo sto dicendo per fatto di alleggerimento retorico, ditemi voi e io così mi comporterò. Sì, prego, collega De Leonardis. Io, diciamo, volevo, siccome la questione urbanistica, abbiamo qua presente il consigliere delegato all'urbanistica, l'assessore all'urbanistica, lui sicuramente può prendere in mano la questione e risolverla celermente, evitando, diciamo, che questa lunga discussione prosegua, perché mi sembra che sia solo una questione tecnica da risolvere, quindi il collega La Catena può velocemente risolvere questa questione, immagino, insomma, avendo lui la responsabilità adesso dell'urbanistica in Regione Puglia. Va bene. Poi l'amministrazione regionale si regolerà nel... Io adesso mi sforzo di capire da loro, dalla dottoressa, perché la dottoressa Macina può dire no, io vorrei che mi dicesse qualcosa, io voglio capire da loro, perché loro devono assumere la responsabilità, non è un fatto politico, non è un fatto di indirizzo politico. Poi sull'indirizzo politico, no, poi dopo che abbiamo assodato questo fatto... Sull'indirizzo politico possiamo sollecitare chi volete, non c'è nessun problema, e chi ci aiuta a risolvere il problema è sempre benvenuto. Prego, dottoressa. Allora, l'ultima nota, quella del commissario straordinario, diciamo, ha espresso il suo nulla osta, però comunque ha ribadito e precisato che la conferma deve avvenire attraverso l'organo regionale. Quindi io attendo una conferma dall'organo regionale o appunto dall'avvocatura che, diciamo, mi tranquillizzi sulla legittimità degli atti che io andrò ad adottare, ripeto. Va bene. Allora, noi come riconvochiamo però Comune di Otranto, urbanistica e il commissario ad acta con l'avvocatura. Vediamo questa cosa. Naturalmente, se voi potete anticipare all'avvocatura per le vie brevi che saranno interpellati su questo argomento, meglio. Qualora l'avvocatura dovesse ritenere che comunque l'attività di conclusione del procedimento deve passare attraverso una conferma dell'organo che l'ha nominata,
Allora è evidente, siccome è stata nominata la giunta regionale, se non ricordo male, è evidente che in tal caso dovremmo chiedere alla giunta regionale con una delibera ad hoc. Se invece l'avvocatura dovesse dire non si pone nemmeno il problema perché è tutto un fatto di conseguenzialità, perché la pubblica amministrazione non ammette salti, l'andamento, il buon andamento della pubblica amministrazione non ammette salti e quindi non c'è bisogno di fare tutto questo ambaradan, la conclusione sarà in se stessa, va bene? Io mi orienterei così, va bene per tutti? Sì, no, adesso arriviamo al monitoraggio, lì mi deve parlare del monitoraggio, vero? Eh sì, no, ma stiamo un attimo su. Prego. È interessato ovviamente per la procedura di valutazione ambientale strategica che sarà avviata a valle della risoluzione delle problematiche che sono emerse. Insomma, sì, però noi vi abbiamo convocato non tanto per questo, adesso sentirà. Sì, sì, c'è un'attività di monitoraggio che serve per poter cominciare i lavori, a noi ci serve l'atto, ecco, cioè a noi ci serve far cominciare i lavori. Certo. Poi questa questione del PUG. Dove sì, centrate. Ora sentivo parlare del PUG, ho chiesto informazioni sul PUG, quindi la posizione. Sì, ma io la domanda che le devo fare, adesso arriviamo alla domanda più precisa che le faccio. Allora, quindi restiamo così su questo punto, va bene per tutti? Ok. Ora, condotte, monitoraggio, prego. No, voi restate. No, restate. Monitoraggio. Sì, buongiorno. No, non si sa mai, mettete che nel discutere di questa questione emerga un fatto di cui abbiamo bisogno di voi, prego. Buongiorno, chiedo scusa per gli occhiali, ma ho un problema fisico. No, per il monitoraggio noi abbiamo presentato lo scorso maggio i due piani, quello generale sul porto di Otolo e quello specifico per le Poseidone, e quindi da quel momento siamo in attesa dell'approvazione che al momento non è ancora arrivata. Sì, grazie, prego. Ho parlato proprio poco fa con la dirigente che mi ha riferito che il provvedimento è in fase di redazione, che non ci sono problemi, ci sono state interlocuzioni con ARPA, con la società Condotte di Acqua, e quindi dovrebbe essere un provvedimento che sarà licenziato a breve. Breve ce la facciamo per lunedì prossimo? Non posso darle io questa... Siccome ci riconvochiamo per lunedì prossimo, a breve per noi, per la verità per il collega Di Gregorio, a breve è domani, quindi lì non lo guardi perché altrimenti lui darà brutti suggerimenti. Dovrei sentire la dirigente perché non sono io responsabile di quel procedimento, quindi i tempi non allora posso... Noi facciamo così, visto che ci dobbiamo riconvocare, convochiamo anche voi sul monitoraggio. Voi ovviamente ormai avete chiarito, è inutile che venite da Roma, che vi facciamo sapere come va a finire. Sì, ripeto, da quello che mi è stato detto, diciamo le criticità problematiche non ce ne sono, quindi dovremmo poter licenziare il provvedimento a breve. Sui tempi non posso io dirle quali saranno. Ma lunedì prossimo però potrà dirci i tempi. Ovviamente se ci fa la sorpresa che è tutto a posto siamo lunedì contenti. Lunedì prossimo, avendolo saputo in questo momento, verrò preparato e riferirò bene sui tempi. No, ma oggi noi non mettiamo i voti, stia tranquillo. No, si figuri, no, ci mancherebbe. Va bene. Okay. Va bene per tutti? Grazie. Grazie mille, ci rivediamo lunedì prossimo. Ah sì, prego. Scusatemi. Eccoci qua. Volevo provare a spiegare la logica dell'intervento che avevo previsto, con cui ci eravamo lasciati la volta scorsa. Si tratta di una logica connessa al villaggio previsto nella parte a monte del porto e rispetto a un'ipotesi legata alla suggestione del bastione murario di Otranto e alla tradizione dei muri a secco della Puglia con i giardini recinti, l'idea era quella di fare qualcosa di poco denso che potesse essere perfettamente in linea. Si partiva da un'ipotesi più densa relativa alla possibilità del vecchio piano e via di seguito, fino ad abbandonarla e ad arrivare a qualcosa di meno impegnativo
segnato da tutta una serie di recinti, di muri a secco, componendo queste case in modo che fossero assolutamente non visibili, con un'attrezzatura, e immaginando, per quanto riguarda questa parte a monte di Otranto, il rispetto totale dei vincoli, quindi distanze, densità e questioni e temi, oggi vigente, e immaginando così qualcosa che fosse connesso a un problema di tipo, come dire, poco invasivo e assolutamente compatibile, indipendentemente dai colori, con le cupole arabeggianti e le suggestioni ceramiche diverse che abbiamo visto tante volte in questo paesaggio, e con le basi in pietra e tutto quello che a questo mondo è connesso. E io volevo mostrarlo proprio per esortarvi a andare velocemente avanti, per consentire l'inizio del porto e anche compatibilmente con i tempi l'inizio della trasformazione di questa area, attraverso una negoziazione che ora chiaramente non c'è e non è possibile, perché è legata soltanto alla suggestione iniziale, ma che in qualche modo io sto tentando di mettere a punto per una riflessione che ci veda in qualche modo coinvolti direttamente con comune, regione, organi, e attraverso un'operazione di carattere in qualche modo democratico e potente rispetto al paesaggio pugliese, fare un lavoro che avesse al centro delle sue finalità non tanto un'attività puramente speculativa, quanto un'attività di edificazione prudente, green, in linea con le più attuali tendenze, e assolutamente reversibile. Vedete l'uso della pietra locale, vedete anche il fatto di rendere evidente i temi di rendere evidenti i temi della tradizione che vengono reinterpretati. Ovviamente tutto ciò è soltanto un'idea e sarà oggetto di una negoziazione e di sicure modifiche e ipotesi differenti, fino a giungere poi a un risultato che sia di soddisfazione per entrambi. È chiaro che uno parte in qualche modo gettando un po' il cuore oltre l'ostacolo, facendo in modo che, come dire, sia evidente una inversione di tendenza rispetto a questo mondo e a questo modo di fare architettura e paesaggio in Italia, specialmente in Italia meridionale. Grazie. Prego. Grazie, grazie mille. Grazie a tutti. Passiamo al porto di Villanova Ostuni. Grazie, grazie a voi. Salutatemi, salutateci il commissario. Allora, nel frattempo, prego, accomodatevi, il dirigente del comune di Ostuni è qui, e autorizzazioni ambientali. Prego. Dunque, ricapitolo. In data 5/12/2022,
Allora, mi dovete ricordare che ogni volta che qualcuno interviene, almeno la prima volta, deve dire il suo nome. Sì, sì. No, però avvisate me perché se no c'è un problema poi. Vabbè, intanto adesso sarete aiutati dal dirigente, dai funzionari per vedere il nome, però d'ora in poi faremo così, va bene. Allora, Porto di Ostuni, in data 5-12-2022, fu acquisita l'informazione che il Comune di Ostuni aveva acquisito la caratterizzazione dei fondali marini e che aveva in base a questa caratterizzazione scoperto che non si trattava più di residui inseriti nella categoria A e B, ma venivano anche di residui, di sedimenti inseriti anche nella categoria C e D, che su 553.000 metri cubi da dragare, 20.000 metri cubi dovevano essere trattati con un aumento ovviamente dei costi. E quindi si era passati da 2.195.000 a 3.350.000. Il Comune la differenza rispetto al finanziamento l'aveva ottenuta avviando un procedimento appunto presso la Cassa Depositi e Prestiti attraverso un mutuo. Nel frattempo il Comune di Ostuni aveva provveduto a presentare uno studio, un progetto di fattibilità con stima per euro 3.200.000 per la messa in sicurezza delle opere marittime. Risolvo subito quest'ultima questione. Il Consiglio regionale della Puglia, all'interno del bilancio, ultimo bilancio per l'esercizio 2023, in particolare con l'articolo 35, ha disposto un finanziamento in favore dei comuni che avevano ricevuto un finanziamento per il dragaggio per mettere in sicurezza, per progettare la messa in sicurezza delle opere marittime. Allo Stato, riferisce la dirigente della sezione Demanio, pare che nel termine perentorio per presentare le domande l'unico comune pugliese che abbia presentato la domanda è il Comune di Ostuni, per cui se dovesse essere confermato il fatto che gli unici ad aver presentato quella domanda è il Comune di Ostuni, l'intero finanziamento previsto dall'articolo 35, e cioè 300.000 euro, dovrebbe essere assegnato al Comune di Ostuni. Ovviamente la dirigente della sezione si è riservata ancora qualche giorno per capire qualora magari la richiesta di altri comuni fosse stata inviata a qualche altra PEC, che poi alla fine la pubblica amministrazione è una, quindi recuperare la cognizione piena. Quindi questa è l'informazione che posso dare su questo argomento. Ora, noi ci siamo aggiornati ad oggi perché, siccome, come abbiamo visto anche nelle riunioni svolte in precedenza, e cioè il 3 ottobre, credo che sia stata la prima, abbiamo riscontrato che c'è la necessità di concludere al più presto i lavori di dragaggio, perché altrimenti il Comune di Ostuni, peraltro sollecitati dalla Regione Puglia, subirebbe la revoca del finanziamento. E questa data è 31 dicembre 2023, cioè dicembre. Loro hanno fatto i salti mortali, si sono rimessi in carreggiata con il cronoprogramma, però adesso la questione decisiva è l'autorizzazione ambientale. Quindi io chiedo all'ingegnere Comune di Ostuni se ho ricapitolato bene, se ha da aggiungere, no, prego, se ha da aggiungere dell'altro. Deve dire il nome perché gli serve. Allora, buongiorno innanzitutto, ingegnere Giovanni Spalluto, dirigente del settore lavori pubblici del Comune di Ostuni. Allora, dal 5 dicembre il Comune di Ostuni ha quindi concluso tutta la fase di formalizzazione del contratto con la Cassa Depositi e Prestiti, di 1.594.000 euro complessivi contro i 439 previsti nella fase iniziale, e quindi ha sostanzialmente fatto l'accertamento in entrata, cioè quelle parti tecniche che permettono anche di avere una certezza dell'intero finanziamento. Nel frattempo, il 12 dicembre ha
ha trasmesso alla Regione Puglia la richiesta per l'autorizzazione al dragaggio il 12 dicembre, ai sensi dell'articolo 109 del decreto legislativo del codice dell'ambiente, e su questa chiaramente fornendo alla Regione il carteggio e le documentazioni tecniche a quella data disponibile. Nel frattempo comunque il Comune di Ostuni, sapendo già che per legge era necessario procedere anche alla caratterizzazione dei fondali del sito di deposito, nonché dei due siti che servono per il controllo, diciamo, della salute del mare, diciamo in parole povere, quindi sono tre siti sostanzialmente che devono essere monitorati e controllati, ognuno della dimensione di, mi sembra, un miglio marino quadrato, quindi sarebbero 3,42 ettari. Ecco, ha avviato comunque la fase di caratterizzazione di questi fondali, che è a questa data in fase di conclusione, quindi penso che già dalla settimana prossima avremo questi risultati. Dopodiché il riscontro da parte della Regione è stato acquisito in data 13 gennaio e la Regione ha, come diciamo previsto dalle normative, sia il decreto 152 sia anche il 173, che è ancora più restrittivo, ha fatto una serie di richieste che sono anche abbastanza onerose, e delle quali richieste stiamo procedendo in tempi immediati. Ho già dato disposizione per acquisire tutti i dati che sono, appunto, vanno dal rilievo batimetrico, insomma una serie di richieste anche di natura di biologia marina e quant'altro, in maniera tale che mi hanno detto che intorno al 10 febbraio dovremmo avere questi dati e quindi comunicarli alla Regione. Ovviamente poi ci sarà una fase, credo, di monitoraggio in fase di dragaggio vero e proprio, e una fase anche successiva post operam. Quindi queste devono essere, secondo me, anche chiare, perché sono molto onerose, quindi devono essere capite in maniera chiara, anche credo con l'intervento dell'ARPA, che dovrebbe poi seguire questa parte. Io in verità ho telefonicamente, mi sono permesso anche di chiamare l'ARPA, ma giusto così per sapere, per poter capire le fasi successive come si devono svolgere, e chiaramente siamo rimasti che una volta che produciamo questa documentazione tecnica, bisogna risentirci e chiedere anche all'ARPA, che penso che sia anche una sua funzione, quella di supportare gli uffici tecnici in queste fasi, molto delicate di monitoraggio ambientale. Grazie, grazie ingegnere. Prego, avvocato. Oh, Matteo Ricco, avvocato Ricco, sì. Autorizzazioni ambientali. Solo una precisazione: la sezione autorizzazione ambientale è competente in questo procedimento a rilasciare l'autorizzazione all'immersione in mare del materiale escavato. Quindi, come diceva correttamente l'ingegnere, con una nota del 13 gennaio, il responsabile del procedimento ha chiesto, appunto, al comune, al proponente e agli enti interessati il rilascio dei pareri, e al comune nello specifico il rilascio di, la documentazione integrativa, che attiene proprio all'area di al sito in cui saranno, appunto, depositati, immersi i sedimenti escavati. Il procedimento, secondo quanto prevede un DM, è sospeso, i termini sono sospesi in attesa della ricezione della, è interrotto il procedimento in attesa della ricezione della documentazione integrativa richiesta. Quindi, come ha detto l'ingegnere, sarà trasmessa a breve, da quel che ho capito, e procederemo a rilascio dell'autorizzazione. Avvocato, un'unica domanda, che poi in fondo, sì, è anche una sollecitazione. Sì. Siccome c'è il problema sempre del 31/12/2023, ovviamente noi all'ingegnere chiederemo di fornirvi i dati a più presto, il 10 febbraio, se possono qualche giorno prima, tanto meglio. Poi voi da quella data più o meno quanto tempo avete bisogno? Guarda, il procedimento è un procedimento abbastanza celere, non è un procedimento complicato, articolato. Quindi ritengo che, penso che in un paio di mesi dalla ricezione integrazioni sarà... Due mesi?
Penso di sì, però... Ok, no, va bene. Ingegnere, sarebbe, tenendo conto, mettiamo febbraio, arrivano i dati, 10 febbraio, 10 marzo, 10 aprile arriva l'autorizzazione. Ci siamo con il cronoprogramma che voi vi siete dati per mantenere 31? No, perché... Io ho anticipato un pochino la procedura di gara, nel senso che, come dissi l'altra volta, ho già fatto una manifestazione di interesse per capire, diciamo, quali sono le ditte che nella procedura negoziata, perché ho pensato di procedere con la procedura negoziata per essere più veloci, per cui nel momento in cui noi abbiamo questa autorizzazione, che ripeto è molto importante anche ai fini della definizione definitiva del quadro economico, il disciplinare di gara è sostanzialmente pronto, quindi già da subito faremo la gara e ci siamo, chiaramente siamo stretti, nel senso che mi sembra se entro il 30 giugno dovremmo avviare i lavori, quindi siamo ai limiti. No, ovviamente avvocato Ricco, ovviamente, perché ho fatto dire questo? Perché ci siamo dati un cronoprogramma, noi vogliamo evitare che la Regione revochi il finanziamento. Per cui è chiaro che i 2 mesi, ovviamente è già di suo un ottimo risultato, ci mancherebbe, se si potesse leggermente, diciamo, anticipare, ma poi lo vedremo non appena ci convocheremo per il 10 febbraio, vicino al 10 febbraio noi ci riconvochiamo, per vedere se possiamo in qualche modo anticipare e consentire. Allora, io ne parlo con il responsabile del procedimento, che c'è, cioè, un altro ingegnere della sezione, riferisco sull'eventuale accorciamento dei, va bene, dei termini, ovviamente a partire dalla, certo, dalla data, no, in cui verranno fornite integrazioni. Non c'è dubbio. Allora, no, c'è qualcosa? Sì, prego, collega Caroli. Grazie Presidente, sono Caroli. All'ingegnere, visto che comunque sia l'interesse mio, come interesse, insomma, di buona parte di questa commissione è quella di completare gli interventi entro il 31. Lei diceva poc'anzi che comunque si è già anticipato i tempi con una procedura già in corso, una sorta di manifestazione di interessi, una cosa del genere, e all'interno ci ha messo già una progettazione. Un attimo, ingegnere, faccia finire l'intervento del collega Caroli. Prego, e dicevo, collega, quindi all'interno ci ha già inserito una progettazione con un computo metrico anche, no? Un computo estimativo, diciamo, della spesa. Quindi, a prescindere da quello che diceva poc'anzi l'avvocato, comunque sia, voi avete tenuto già fermo un progetto ben preciso, che è quello a cui bisogna che si atterranno le aziende che parteciperanno a questa procedura. Vi faccio questa domanda. Dico, è questa, sì, la... Sì, una. Finito, collega, sì, non ci sono altri colleghi. Prego, ingegnere. Sì, noi abbiamo già un progetto definitivo approvato, in un quadro economico definito, è stato approvato e, diciamo, attraverso il quale non solo la Regione Puglia ma anche la Cassa dei Depositi e Prestiti ci ha dato il finanziamento. Okay. Sì, ho questa domanda sulla scorta di quanto esplicitato poc'anzi dall'avvocato, che parlava comunque sia del riscontro dei sedimenti e poi del loro ancora non gli è chiaro come verranno posizionati e poi reimmessi nuovamente in mare, mi è parso di comprendere. No, diciamo, allora, l'attività di dragaggio è da non confondere con l'attività di monitoraggio. Allora, i siti di deposito sono stati già individuati. Okay. Sono già individuati. Abbiamo già fatto nei siti di deposito i carotaggi, sono 3 miglia marine dalla costa. Quindi abbiamo già fatto i carotaggi per la caratterizzazione sia del sito di deposito sia dei siti che servono da supporto per il controllo e per il monitoraggio, che verrà fatto anche in corso d'opera. Chiaro. La progettazione è stata fatta in house dal Comune o avvalendosi di un soggetto esterno, la progettazione? No, la progettazione è stata data un incarico esterno. Grazie. Grazie. Altri interventi? Nessun altro intervento? Allora, noi riconvochiamo la commissione sul porto di Ostuni Villanova nei pressi del 10 febbraio, il lunedì, il 12. Quindi noi ci vediamo il 12, a quel punto contiamo che tutte le integrazioni siano state consegnate e confidiamo alla sezione ambientale, che la protezione ambientale, che ci possa dare una data
per l'autorizzazione ambientale, quindi conoscere anche le informazioni sulla gara e quindi capire quando cominceranno i lavori e soprattutto se riusciremo, ma io penso di sì a questo punto, a completare le attività entro il 31 dicembre 2023. Grazie. Senta, solo per concludere, siccome nel frattempo ho sentito l'ingegnere che segue il progetto, ovviamente i tempi massimi di conclusione di questo procedimento sono di 90 giorni, però se la documentazione è, diciamo, non presenta criticità, l'impegno della sezione a svolgere il procedimento nel minor tempo possibile c'è. Tutto. Posso chiedere una cortesia, magari di sentirvi? Sì, ci siamo già sentiti in verità, con l'ingegnere Tornese. Così, sì. Ingegnere Tornese, giusto? Sì. Sentitevi per le vie brevi, magari anche con l'avvocato Ricco che fa da tradunion tra la sezione e noi, così non avremo sorprese e andremo in porto, appunto. Va bene? Va bene. Grazie. Ah sì, prego, rappresentante degli operatori portuali, però venga al microfono. Sì, scusate, io... Scusatemi. Prego, venga qui al microfono. Venga qui. Grazie per la fretta e per... Posso girare? Sì. Allora, grati per l'interesse, per la disponibilità e l'accelerazione che si sta avendo per questo progetto. Ah, Marco Carani, della Marco Carani Nautica di Ostuni, operatore. E chiedevo solo una cosa, conoscendo un po' i tempi, quelli che sono passati e i futuri, mi metto nei panni di noi operatori, penso di rappresentare un po' tutti, e chiedere, si parlava di giugno, ma noi abbiamo... la stagione prossima che deve arrivare, sta per arrivare, abbiamo già delle difficoltà legate all'indecisione della Bolkestan e ogni anno stanno cercando di rimandare questo progetto. Se fosse possibile, nelle more di questa vostra scelta, iniziare a ottobre, noi saremmo prontissimi a sgomberare le aree e poter far fare i lavori senza problemi, anzi a collaborare. Tutto qua. Sì, adesso io do la parola all'ingegner Spalluto. Io dico una cosa così sia chiaro. Certo. Io anche qualora, se qualcuno mi dicesse, adesso sto facendo, non è mio compito, adesso sto facendo una riflessione diciamo più politica, qualcuno mi dicesse guarda che ad ottobre si perde il finanziamento, eccetera, eccetera, io mi metterei in urto anche con tutti gli operatori portuali, cioè direi no, faccio questa premessa di carattere generale così non litighiamo in corso d'opera. No, perché tutta questa fatica io non la sprecherò, ecco, rappresentando tutti. Ora, ciò detto, è chiaro che se c'è la possibilità di comporre gli interessi è cosa sempre buona e giusta, e su questo, per la composizione degli interessi, l'ingegner Spalluto. Prego. Grazie. Allora, per quanto mi riguarda, non è possibile, perché devo rispettare un cronoprogramma. Cronoprogramma che prevede il 31 dicembre l'ultimazione, la chiusura della rendicontazione, significa che i lavori devono essere ultimati prima, e quindi abbiamo circa, prevediamo 4 mesi di intervento. Per cui se i tempi rimangono questi da cronoprogramma, purtroppo i lavori si faranno durante l'estate. Tutto qua. D'accordo. A meno che, diciamo, qui la dico, la Regione non riesca ad ottenere una proroga sul termine al 31 dicembre 2023, non so se è possibile. A parte il fatto che di questo abbiamo già parlato e mi sa che proroga non ce n'è. Già abbondantemente parlato quando ci siamo posti il problema, abbiamo parlato con i dirigenti, anche perché non è una questione che decide la Regione, è una questione che sta in una filiera di decisione molto ampia. Quindi diciamo non mettiamoci nemmeno per diletto ad esaminare la questione perché non si pone. Il problema. Dobbiamo semplicemente concluderli entro il 31-12-2020. Sì, prego, collega Carlo. Mi scusi, ingegnere, la tempistica di interventi, quanto avete previsto voi per l'inizio e completamento del... Noi con interventi abbiamo previsto circa 4 mesi. Se tutto va bene dovrebbero essere 4 mesi di lavori. Al netto di imprevisti, dopo, al netto di 5.
E quindi tenuto conto che, ripeto, ci sarà il monitoraggio, diciamo, ambientale in corso d'opera, che potrebbe creare ritardi, non lo so, ecco, questo sì, non lo sappiamo, non lo sa comprendo nessuno. Perfettamente, quindi ritorniamo a quanto ci dicevamo l'ultima volta, che probabilmente ci saranno dei disservizi e dei problemi durante il periodo estivo. Speriamo di no. Grazie. Lega Navale, volete intervenire? Sì, prego. Siamo ancora nella finestra prima, sono le 11.50, Buongiorno a tutti, il direttivo della Lega Navale, Maria Concetta Anacci. Allora, anche noi grati tantissimo a questo tour de force della commissione che ci invita alle audizioni. Ormai questa è la terza o la quarta, credo, vero, di audizione? La terza, benissimo. Allora, io sono dell'avviso che a questo punto non si possa più rischiare, cioè dobbiamo assolutamente procedere con un carattere d'urgenza, se possiamo appunto coordinare ancora meglio tutta quanta l'azione, ma ecco, se l'estate, ahimè, dovrà essere in qualche modo sacrificata, ovviamente tra virgolette, diciamo, no? Perché siamo tutti interessati a offrire dei servizi sul territorio, però il carattere d'urgenza, secondo me, deve essere la nostra, proprio il nostro faro. Quindi se riusciamo a accelerare, a fare tutto quello che si può fare con le autorizzazioni, con quello che diceva giustamente l'ingegnere Spalluto, ecco, noi siamo di questo avviso. Non possiamo assolutamente rischiare a questo punto di perdere il finanziamento o i finanziamenti, perché qui sono due ormai, no? Va bene? Grazie, grazie mille. Grazie a lei. Ingegnere Spalluto, poi magari ci sentiamo con riferimento al finanziamento per il contributo per la progettazione delle opere marittime, però è inutile convocare una commissione su quell'argomento perché dovrebbe andare de plano. Naturalmente, quando ci sentiremo, immagino che per quella data sarà già stato erogato il contributo, quindi se lei può venire, quando ci sentiremo il 12, per darci in linea di massima una idea che avete nel frattempo meditato anche con l'organo di indirizzo politico, una idea su come procedere nella progettazione delle opere marittime necessarie. Così, diciamo, anticipiamo gli argomenti problematici eventualmente, e quindi evitando di ritrovarci nella situazione in cui abbiamo dovuto raccogliere questo procedimento. Va bene? Grazie, grazie a tutti. Non essendoci altri punti iscritti all'ordine del giorno, dichiaro conclusi i lavori della commissione odierna. Grazie.